Bene, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Allora, parliamo di che cosa? Parliamo della tromba amicizia. Le regole della tromba amicizia e ovviamente come ottenerla. Questa è una domanda che mi avete fatto in più di uno e mi avete chiesto: ah, vabbè, ma cosa ne pensi tu della tromba amicizia? Come fai ad avere la tromba amicizia? Allora, partiamo dal presupposto: la tromba amicizia rientra nella categoria relazione di letto, quindi una relazione non seria. Quindi una relazione dove tu semplicemente ti diletti soltanto per motivi carnali con l'altra persona. Questo tipo di rapporto, insomma, definisce che cosa? Che vengano a mancare delle dinamiche tra due persone. Ok? Quindi queste due dinamiche quali sono? Una dinamica fondamentale da tenere in considerazione è quella del corteggiamento più avanzato, tra virgolette, perché che tu sia una donna o che tu sia un uomo o una donna, appunto, con una tromba amicizia, sicuramente guarderà meno alle smancerie. Questo significa che, ad esempio, se io sono un uomo e sono un uomo, se io sono un ragazzo fidanzato e mi relaziono con una ragazza e voglio installare una tromba amicizia con questa ragazza, in questa situazione, che cosa farò? Farò semplicemente diciamo, una riduzione di quelli che sono gli atteggiamenti da corteggiatore, ovvero la porterò meno volte a cena, la vedrò di meno durante la settimana e appunto ci sentiremo di meno. Quindi le regole della tromba amicizia sono queste. E allora l'ho definita anche sul libro che ho scritto, e poi in futuro uscirà fra un bel po'. E in questo libro ho specificato quanto fosse necessario appunto specificare alcune regole riguardanti la tromba amicizia. Quindi la tromba amicizia è una situazione dove due persone si sentono poco, quindi senti una volta ogni tot giorni, poi si vedono una volta a settimana massimo, non più di una volta a settimana, non due volte, già due volte comincia a essere diverso. Una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 20 giorni, sporadicamente, raramente, casualmente, insomma, vedi come vuoi, ma non tutti i giorni o comunque non più di una volta a settimana. Un'altra regola fondamentale: non si fanno i display di attention in public, ok? Non si fanno diciamo, le dimostrazioni di attenzione in pubblico, quindi in tromba amicizia non vai a tenere la mano della persona con la quale stai sempre, non è che tieni sempre la mano o comunque gli dimostri molto affetto, perché lo scopo finale è soltanto quello poi di finirci a letto. Questa cosa vale per un uomo o per una donna, quindi tu sia uomo che tu sia donna, metti le carte in tavola. Tra l'altro, queste sono regole che poi una delle due persone, io parlo a nome degli uomini, poi anche le donne possono volerla, però magari poi cercano di voler scavalcare queste regole. Arriverà al punto dove una delle due persone vorrà scavalcare queste regole e dal momento in cui le vuole scavalcare inizia a dirti cose come: vabbè, ma dove sta andando questa relazione? Dove finiremo? Che cosa diventeremo? Cosa faremo? Che sia un uomo, che sia una donna a chiedertelo, in quel caso la risposta sana da dargli è una risposta che corrisponda a quello che vuoi tu. Cioè, se tu vuoi che l'altra persona appunto non si impegni con te, quindi non vuoi essere impegnato o impegnata, devi mettere le carte in tavola e dire: guarda, mi sto prendendo il mio tempo, voglio stare tranquillo, voglio stare per i fatti miei. E questo ti dà altro tempo, perché la tromba amicizia in teoria dura fino a un certo punto, perché dopo tenderà sempre a sbilanciare da una parte all'altra, uno dei due poi si innamora, cioè detto in parole, uno dei due comunque poi si affeziona e soffre. Che te lo faccia vedere o non te lo faccia vedere, e te lo chiederà, dirà: ma dove sta andando questa cosa? Dove andrà a finire? Eccetera. E questa cosa può succedere. Quando te lo chiede, puoi o temporeggiare, quindi usare ancora il gioco della tromba amicizia, e quindi avere appunto giocare al riguardo, o semplicemente dire: guarda, non sono interessato. Però facendo così perderai la persona. La persona, se tu gli dici quella frase, diciamo, dici: guarda, io non sono ancora pronto, preferisco prendermela con calma, farà che cosa? O sceglierà di stare ancora con te, e in quel caso sarà ancora con te per un altro po' di tempo fino a che poi te lo richiederà,
Oppure arriverà al punto in cui ti dirà, cioè magari ti dice anche la sera stessa, il giorno stesso, hai detto, dice guarda, io non ci sto, voglio una cosa seria, quindi preferisco lasciarci, cioè preferisco non sentirci, lasciarci, preferisco non sentirci più. Questa è la tromboamicizia, questo è il modo in cui la ottieni. La ottieni come tutti gli altri modi, cioè la ottieni sempre corteggiando all'inizio, facendo qualcosa per la donna, in questo l'uomo verso la donna, in questo caso corteggiando e arrivando sempre a una semi-relazione. Però, quindi sia per l'uomo che per la donna, ci arrivi sempre a una sorta di semi-relazione, semi-iniziazione di relazione, che poi però non si sviluppa perché di fondo metti dei paletti. Quei paletti però non è che sono definitivi e che dipendono solo da te, ma dipendono soprattutto dall'altra persona con cui interfacci, perché tu sai già che vuoi una propria amicizia, ma non sai che l'altro sa quello che tu vuoi, o comunque non sai quello che l'altro sa di volere. E quindi non puoi definirlo per lui. Ti può dire culo, perché magari anche l'altra persona per un tot di tempo come te vuole una propria amicizia, o magari per un tot di tempo come te resiste, però poi vuole qualcosa di più serio. E in quel caso sei fregato, perché in quel caso dovrai appunto andare per cioè per una scelta, cioè l'altra persona poi dovrà scegliere. Quindi queste sono regole e questo è il modo in cui lo ottieni. Lo ottieni sempre allo stesso modo come tutti gli altri corteggiamenti. Questa è la tromboamicizia.